Cambiamento epocale nel mondo del calcio. Arriva la notizia clamorosa che cambierà lo sport più amato di sempre. Guarda tutto il video e scopri questa grandissima novità. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri contenuti come questo. Una rivoluzione epocale si profila all'orizzonte del calcio mondiale, una mossa che promette di fare storia e cambiare radicalmente il modo in cui vengono gestite alcune situazioni sul campo. Stiamo parlando del cartellino blu, un'innovazione che potrebbe presto vedere la luce, grazie all'IFAB, International Football Association Board, come riportato dal prestigioso quotidiano Telegraph. Il cartellino blu, destinato a integrarsi con i tradizionali giallo e rosso, avrà un ruolo peculiare. Sarà impiegato in circostanze specifiche, comportando l'allontanamento temporaneo dal campo per il giocatore sanzionato. Si tratta di una sorta di espulsione a tempo, tema da tempo al centro di dibattiti nel mondo del calcio. Ma cosa comporterà esattamente questo nuovo cartellino? Il giocatore sanzionato dovrà lasciare il campo per una durata di 10 minuti, per poi poter rientrare e riunirsi alla squadra. Questa misura sarà applicata in situazioni quali proteste eccessive o falli ritenuti cinici e antisportivi, comunemente noti come i tattici. Inoltre, la combinazione di due cartellini blu o di uno blu seguito da uno giallo porterà direttamente all'espulsione definitiva, ovvero al cartellino rosso. Su questa rivoluzione vogliamo sapere il tuo pensiero. Sei favorevole a questo tipo di provvedimento nel calcio? Scrivilo nei commenti sotto al video. L'approvazione ufficiale di questa innovazione potrebbe avvenire durante il congresso generale annuale dell'IFAB, in programma il 2 marzo a Glasgow, in Scozia. La sperimentazione del cartellino blu potrebbe poi essere avviata nella prossima stagione di FA Cup, aprendo così le porte a una nuova era nel mondo del calcio. Ma perché introdurre questa novità? Mark Bullingham, amministratore delegato della FA inglese, ha spiegato che l'obiettivo è quello di affrontare diverse problematiche, tra cui le proteste dei giocatori e i falli tattici che compromettono l'azione di gioco. Un esempio emblematico è stato citato durante le discussioni, il fallo di Chiellini su Saka, durante la finale di 2020 Euro, che ha suscitato polemiche sull'effettiva gravità della sanzione. Resta dunque da attendere l'esito del congresso dell'IFAB per scoprire se questa innovazione diventerà realtà e quali saranno le sue implicazioni sul gioco del calcio. Se da un lato potrebbe portare a una maggiore disciplina in campo, dall'altro solleva interrogativi su come verrà gestita e applicata sul campo, aprendo così le porte a un dibattito appassionato tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di calcio di tutto il mondo. Ciao! E alla prossima notizia!